lavoro è dovuto andare via da Sant'Agata. Vi parlerò brevemente della mia esperienza lavorativa. Ho iniziato molto giovane a lavorare a 20 anni circa. Lavoravo per un'azienda, per la Comes, che poi ahimè nel 2007 ha chiuso. Questa azienda mi ha consentito di girare l'Europa, ho lavorato in varie nazioni, in Germania, in Spagna, in Romania. Poi purtroppo a un certo punto sono stato costretto ad una scelta e ho dovuto lasciare Sant'Agata a malincuore. Ma il mio non è mai stato un addio, è sempre stato un arrivederci, perché io in Sant'Agata ci credo, ci vivo e ci vivranno i miei figli. Voglio un attimino parlarvi di quello che abbiamo fatto nel corso di questi anni. Io sono un attivista nel sociale, nella promozione sociale, ma l'ho sempre fatto. Ho iniziato nella fine degli anni 90. Qualcuno di loro l'ha dimenticato quando io facevo parte di quel comitato che loro hanno affossato. Io ho iniziato nel 99. Questa gente che ancora sale sul palco e mi nomina. Poi, durante questi anni, dal 2015, abbiamo fondato l'associazione Sant'Agata Eventi con un gruppo di amici e conoscenti. Lo scopo era lo stesso, identico loro, con una grande differenza: che le riunioni non le svolgevamo nell'aula consiliare, le riunioni erano fatte tra di noi, tra soci, tra persone volontarie a titolo gratuito. Non posso non ringraziare, signori, chi nel corso di questi anni mi ha permesso di essere presidente. Io sono dimissionario, lo avevo già annunciato ad agosto, in tempi non sospetti. Abbiamo instaurato a Sant'Agata una bella rete tra le associazioni, abbiamo collaborato moltissimo con la Proloco, abbiamo collaborato moltissimo con l'Associazione Sant'Agatesi nel Mondo, con il Circolo dei Lettori, con le mamme santagatesi. Siamo riusciti a fare dei programmi estivi sostenibili, dei programmi estivi improntati sul risparmio, improntati sulla qualità, ma mai allo sfascio del paese, cosa che facevano loro. Lo abbiamo capito nel corso di questi anni. Ci ho messo un po', ahimè, ci ho messo un po' a capire perché quel comitato non doveva più esistere. Ci abbiamo messo un po' di anni, perché quelle scelte non dovevano essere più collegiali, ma fatte sempre dalla stessa persona. Signori, io mi sono candidato, ci metto la faccia per Sant'Agata di Puglia, perché io ci credo in questo paese e sono convinto che insieme faremo grandissime cose. Avremo tempo ancora, durante queste altre serate, durante i numerosi appuntamenti, scusate, per parlare di altre cose. Ne parleremo tranquillamente, perché io, come ho già detto, ci metto la faccia e non temiamo nessuno. Il 26 maggio votate lista numero 1, Movimento Cambiamenti. Indietro non si torna!